Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi riapriamo la rubrica New Deck Profile iniziando con il mazzo Ala Nera. Ora vi chiederete perché carico questo video, dato che siamo sotto banned. Per chi non lo sapesse, la banned uscirà entro la fine di questo weekend, quindi entro la fine di questa settimana. Tuttavia, ho voluto caricare questo video per evitare un'eccessiva inattività del canale, anche perché penso che la banned non andrà a toccare direttamente il mazzo ed è abbastanza economico da montare. Quindi, andando ad analizzare il mazzo, vediamo che sono 41 carte nel complesso, ma ciò non impedirà al mazzo di girare abbastanza bene e velocemente. Quindi, iniziando abbiamo 3 Chris. Allora, questa è la carta che è il supporto che mancava al mazzo in un certo senso. Il suo punto forte sono proprio i suoi 1900 punti d'attacco. Per quale motivo? Da una parte per spaccare carte mostro come ad esempio Denko Seikka o Thunder King Ryo, che sono abbastanza fastidiose, ma proprio i suoi 1900 punti d'attacco ci permettono di andare a searchare nel mazzo tramite Vortice Nero quasi tutte le carte ala nera i mostri ala nera del mazzo, tra cui anche lo stesso Shura. Proseguendo, appunto, abbiamo 3 Shura e 3 Bora, poi Sirocco, una carta che da giocare in 2-3 coppie può risultare pesante, ma una coppia può bastare e può anche salvarti e pararti il culo molte volte. Facendo un esempio, può aiutarti a bittare e a spaccare mostri come ad esempio Leo o Goyo Guardian. Vabbè, sparo esempi a casaccio. O anche può servire per rotticappare. Proseguendo abbiamo 3 Gale, 3 Kalut, 2 Blizzard, non 3 perché 2 penso siano sufficienti, poi Zephyros e stesso motivo di Blizzard in un certo senso, Mono Pinaki. Per le spells abbiamo ovviamente 3 Vortice Nero, 2 Pot of Duality, 2 Pod, doppio Typhoon, Book of Moon, Allure of Darkness e Raigeki. Proseguendo con le trappole abbiamo doppia Fiendish Chain, doppio Mindcrash forte contro quasi tutti i mazzi attuali, doppio Icaro non 3 perché a 3 mi è risultato abbastanza pesante, poi mi sono trovato benissimo con Mono Black Sonic e Mono Mirror Force, poi Delta Croak è una specie di spolverino contro le saettate dell'ala nera. Solemn Warning, e come 41esima carta non poteva mancare il vuoto della vanità. Infine, per l'extra abbiamo un Armades, un Black Rose, due Notung, una L'Armata, un Armor Master, un Tamer, un Crimson Blader che è una carta veramente grossa ma può essere gialla contro Burning Abyss, Goyo Guardian, Star Eater. Per Ixid abbiamo i Fantastici 4, ossia Dweller, Castle, Exciton e 101. E infine un Ice Beast Zero Fine o Zero Fin, non lo so. E comunque nell'extra, se volete, potete anche mettere un Leo, magari al posto di o Tamer o Star Eater, non lo so, come piace a voi. Mi auguro che il video vi sia piaciuto. Scrivete qui sotto nei commenti se ho sbagliato qualcosa nella lista, scrivete un vostro parere, insomma, lasciate un mi piace, un commento appunto, iscrivetevi al canale, seguitemi sulla fanpage di Facebook per ogni news del canale e del mondo di Yuki. Quindi vi ringrazio per aver guardato questo video e arrivederci al prossimo video.